Nonostante fossimo a metà giugno, dopo il lockdown e l'emergenza sanitaria da coronavirus che ha letteralmente bloccato l'economia del paese, la ripartenza economica sull'isola di Ischia è lontana da venire, sebbene le attività stanno pian piano riaprendo tutte, a partire da quelle a conduzione familiare. Al centro di Forio, tra bar ed esercizi commerciali, ha riaperto anche la pizzeria tra le più antiche del paese, il ristorante Pomeo, un ristorante che da sempre si caratterizza per essere una vera e propria galleria d'arte all'interno della quale, come ci ha raccontato il titolare Camillo Calise, oltre alle foto d'epoca della Forio che fu, ci sono quadri di esponenti del cenacolo culturale ed artistico vissuto tra gli anni 50 e gli anni 70 dalla cittadina all'ombra del Torrione. Niente, è una passione. All'interno c'è una passione di arte e c'è la tradizione della frequentazione degli anni 50, della Forio artistica, della Forio culturale, di quella Forio che ha lasciato un'impronta sul paese. E dunque ecco che ben venga quella collezione di burger che ho fatto, è una bella collezione di dipinti, una collezione di foto d'epoca di Forio, una piccola collezione di un altro artista che amava Forio e il centro di Forio, e anche Sant'Angelo ed Ernest Busch. E sono quegli artisti tedeschi che negli anni 50, 60 fino agli anni 70 hanno caratterizzato la cultura e la vita di Forio, in particolare il Forio Centro. E questo è per me un orgoglio, io sono l'anello di congiunzione di quell'epoca e l'epoca attuale o anche la futura, ma è bello sapere che c'è qualcuno come me che conosce il trascorso. Per me il trascorso è importante. Sono una di quelle persone che può diciamo annoverare la conoscenza di questi personaggi e di quell'epoca. Anche se non l'ho citato prima, ho delle bellissime esperienze di Taki, ci sono dei piatti, delle ceramiche di Taki nel suo momento migliore, sono bellissime. Niente, l'arte ha caratterizzato Forio, l'arte ha caratterizzato il centro di Forio, la vita sociale in quegli anni, ed è giusto che ci sia qualcuno che ne porti testimonianza. Come dicevamo, la ripartenza sembra lontana da venire e seppur i ristoranti riaprono, la clientela scarseggia, sia perché la maggior parte degli alberghi è ancora chiusa, sia perché con la crisi economica in corso la maggior parte dei portafogli risultano essere vuoti. Ho riscontrato una novità, come se stessi facendo per la prima volta questo lavoro. Ecco, proprio la sensazione di ricominciare da zero. È una grande soddisfazione, abbiamo riaperto, abbiamo le nostre, come devo dire, il nostro menù è completo, abbiamo solo una piccola difficoltà che al momento non è, diciamo, non c'è clientela, non c'è turismo, un poco è il cliente del posto che ci gratifica, diciamo, ma tutto sommato siamo fiduciosi del prossimo mese di luglio,